Buonasera a tutti, eccoci a questo nuovo appuntamento con la parola da casa. Questa trasmissione, che lo ricordiamo, è nata ai tempi del coronavirus per parlare di poesia. E, ragazzi, siamo arrivati alla 19ª puntata e chi l'avrebbe mai detto? Come vedete, io ho cambiato postazione perché siamo in piena fase 2, cioè chi dice fase 3, io non ho capito tanto la differenza comunque, perché adesso mi sposto anche io, ovviamente. Stasera, con noi, come sapete, ci sarà Lucio Toma, che è un poeta abbastanza, secondo me, particolare, perché ha un ventaglio espressivo molto, molto versatile. E sebbene la sua poesia sia incentrata su un tipo di, come dire, sulla, un po', è molto autobiografica, ecco, principalmente, però riesce a individuare sempre quegli elementi legati al territorio, legato alla propria vicenda e anche naturalmente parleremo della questione della salute, che anche questo è, diciamo, collegato al coronavirus. In particolare anche della malattia, e riesce a percepire e a cogliere questi elementi e a tradurli appunto in poesia, anche utilizzando, diciamo, un linguaggio a volte un po' ardito, poi ne parleremo meglio con l'autore. Io non vorrei intrattenervi ancora, diciamo, con questi preamboli e chiamo immediatamente Giuseppe Cerbino, eccolo qui. Buonasera, Giuseppe. Ciao, ciao. Allora, mi sono un po', come dire, smarrito. Ci ha detto, ma che è successo alla famosa location di Federico? Sì, ci manca come diceva Lucio Andreolo, il microfono più L'immancabile. famoso del web. Ecco, esatto. Infatti. Allora, io intanto devo, come dire, esprimere la mia felicità, la mia contentezza, la mia allegrezza, direbbe Leopardi, perché finalmente è ricomparsa una persona che sembrava della quale sembrava non ci fossero più notizie. Cioè Anna Maria Maggior, È tornata. perché l'ultima, ecco, pare che non ci avessero più notizie di lei. L'ultima frase è stata rivolta a me, dicendomi taglia di capelli, dopodiché è scomparsa per 2 o 3 puntate. Ecco, io mi sono veramente preoccupato. Per fortuna la rivedo, ecco. Per Avrà fortuna la rivedo. scioperato. Infatti, ha detto: no, ma non puoi stare con i capelli così. Insomma, mi ha fatto una testa, se n'è andata, non ti voglio più vedere. Insomma, dopodiché, per fortuna, è rientrata con il piacere, voglio dire, con il piacere di anche di Armando. Con Ecco. il piacere di Perché ha Armando. detto: ma come mai non c'è? Mi ha fatto una testa, non ti dico. Giuseppe, parliamo un po' dell'ospite che tra poco ci raggiungerà. Sì, allora, l'ospite di oggi è Lucio Toma, un poeta pugliese, Noi aspetta, credo lo di ricordare. ricordiamo che stiamo presentando appunto il suo libro che è Strada di Damocle, Sì, Arcipelago Itaca. sì, esatto, la strada di Damocle, Arcipelago Itaca, è la sua, diciamo, credo seconda silloge, che fa il paio con un'altra silloge intitolata A gonfie vene. Allora, sia da questo titolo che da quello attuale di cui parleremo oggi, si nota già in qualche maniera come dire, una sorta di gioco sui titoli e sulle espressioni, sui modi di dire, no? La strada di Damocle è ricalcata sul modo di dire la spada di Damocle, e gonfie vene è ricalcata sul modo di dire gonfie vele. Ecco. Allora, diciamo subito, qui la condizione, no, di precarietà dell'uomo, che è rappresentata da sempre simbolicamente da questa incombenza, no,
della spada di Damocle, che è una incombenza, come dire, verticale, Toma la orizzontalizza, è una condizione che certamente appartiene a tutti e che espone tutti a un pericolo, poi vedremo quale, però è un pericolo che viene attraversato, viene affrontato in un percorso. Quindi non è qualche cosa che ti cade, diciamo così, a piombo, no? Non è qualche cosa che improvvisamente ti arriva e non te ne accorgi, ma è qualche cosa, come dire, sotto nel tuo orizzonte visivo. E quindi naturalmente questa orizzontalità cosa comporta? Comporta il fatto che tu sia più consapevole e che forse per certi aspetti questa incombenza per una sorta di ritaglio, no? dello spazio possa in qualche maniera dipendere anche da te. Molto bene, quindi c'è l'incombenza, come dire, è una... Poi lo vedremo che cos'è questa incombenza con Lucio. Ok, ecco. Allora non faccio nessun appunto. Lo chiamiamo. Chiamarlo così, ce la racconta lui questa incombenza. Ecco, allora facciamo incombere Lucio, eccolo qui. Buonasera. Buonasera, salve. Ciao Lucio, ciao. Incombo subito. Incombo e ingombro. Buonasera a tutti, salve. Grazie per invitarmi a essere qui. Grazie a te. No, sei il nostro ospite, chiaramente, quindi non puoi ingombrare, cioè, o meglio, devi ingombrare, ma in senso positivo. Certo. No, mi piace molto la considerazione che faceva Giuseppe di questa del titolo, riguardo al titolo Strada di Damocle, per entrare subito in tema, no? Spada di Damocle. Ha catturato giustamente un aspetto importante della coppia, che è quello del tempo, la dimensione forse, ecco, centrare più la dimensione diacronica rispetto a quella probabilmente sincronica. E la spada, quindi la spada di Damocle, strada di Damocle, in questo senso è quella dimensione orizzontale che intravedevi tu. Sì, sono d'accordo. Una giustissima osservazione è puntuale. Bene, allora io direi, Lucio, cominciamo a entrare in medias res nella tua poesia leggendo un testo della raccolta. Lo ricordiamo ancora una volta, la raccolta è intitolata La strada di Damocle, Arcipelago Itaca Editore. Ma io leggerei proprio Strada di Damocle, sì. Che almeno Certo. Aspetta, te la vado a recuperare. Io ti lascio da solo, così si vede la bella presenza di Lucio da solo, senza la nostra incombenza. A proposito, il manzo, come dice. Sì. In una pagina della mia vita, avevo anni per Dio da rivedere e correggere. Fu chiamato le armi, alla naia di parole, senza capire contro chi dovessi combattere. Fosse il nemico. Fui riformato sulla strada di Damocle, mani in alto, le domande ammutinavano. Per la verità è difficile schivare i giorni che piombano addosso come proiettili che possono ucciderti se non vuoi farti ammazzare. Benissimo, quindi questo era un primissimo assaggio. Lucio, vuoi tornare un attimo su questo tema, anche magari facendo anche dei collegamenti, chiarendo un po' perché hai scelto questo titolo, cioè se proprio, magari anche qualche aneddoto se ti va. No, in riferimento soprattutto quanto ha detto Giuseppe, quindi non... Riferimento è il dato biografico, della mia condizione, della mia salute precaria. Allora lo diciamo brevemente, così Lucio, tu sei un trapiantato di rene, giusto? Da ormai 20 anni. Ecco, quindi la tua condizione
in qualche maniera è il lievito, la sostanza, l'humus della tua poesia, che poi diventa anche metafora, che poi diventa metafora di tutta l'esistenza. Naturalmente poi ricordiamo sempre, Federico, che il poeta lavora sempre con il simbolo, ma soprattutto lavora bene con il simbolo quando il simbolo deriva, diciamo così, da un elemento fenomenico concreto, pratico, esistenziale, no? Proprio della vita di tutti i giorni e quindi, in questo caso, della malattia. Sì, sì, sono d'accordo. Quindi questo libro rispecchia sicuramente parte, come dicevamo anche in altre circostanze, insomma, è un libro che parte dal dato biografico e mette a centro quello che molti, diciamo, discriminano, che vedono come qualcosa di negativo, che è il dolore, come qualcosa di cui non parlare, probabilmente, ma che comunque sostanzia la nostra vita, la vita che non è soltanto mia, perché il dolore fa parte di tutto. Certo, non è la pubblicità in televisione o la grande tecnologia di cui siamo circondati che può farci cancellare la nostra natura fragile. Quindi sostanzialmente questo, insomma. Io tra l'altro riprendo alcune cose della alcune suggestioni di questo libro, che è il tuo primo, giusto, Lucio? Diciamo il secondo, perché c'è ancora un primo fatto. Ah, okay. C'è ancora un primo che è però una sorta di pare edizione in maniera limitata, solamente 100 copie distribuite praticamente. Okay, diciamo, questa è la tua prima edizione, diciamo così, importante, sì, che tra l'altro presenta anche una preziosissima, molto efficace e illuminante prefazione di Plinio Perilli, sì, il quale a un certo punto parla di un leopardismo tuo inevitabile ma al contempo redento. Nel senso che adesso, partendo dal, diciamo, come posso dire, da un'immagine corrente, no, di leopardi, da una sorta di cliché che poi insomma non è naturalmente approfondito, però ecco, non, il tuo non è un leopardismo piagnone, nel senso che non ti piangi addosso, anzi. E questa è la cosa fondamentale, no? anche nella tua poesia. Tu affronti la malattia come se la malattia fosse una sorta di crepa da allargare il più possibile e da ricavare delle occasioni di vita. Condivido pienamente. Sì, la malattia è un po' quello. Allora, un po' quello che sentivo proprio ieri, credo, o oggi, non mi ricordo. Ad Alex Zanardi, no? Per cui c'è una cosa molto interessante, veramente credo che sia un simbolo per chi, ma per tutti dovrebbe essere un simbolo, ma soprattutto per chi vive di sofferenza nella sofferenza. E in realtà lui diceva di guardare, in realtà, quando dopo che abbiamo avuto un gravissimo incidente alle gambe, gli restava praticamente da impazzire, in realtà, da tante. Lui ha detto: a questo punto mi devo fare forza, devo vivere, ma devo vivere guardando la parte che è rimasta di me, non la parte che ho perduto, quindi le gambe. Certo. E credo che sia un messaggio straordinario, ed è quello che con questa immagine mi appartiene. Io credo che chi ha subito dei danni, in questo senso diciamo dei danni, ma è un arricchimento, diventa un arricchimento, diventa una risorsa spendibile poi nei confronti della vita, un po' una sorta di anticorpo, di antidoti che ti pone per poter vivere e superare meglio le difficoltà della vita. È anche una prospettiva diversa adesso. Credo che sia sostanzialmente questo che e chi come me delle offese, dei pugni dalla vita in modo particolare abbia rispetto a noi. Sì. Possiamo passare alla lettura di una seconda poesia. Una seconda poesia, sì. Allora, vi leggerei questa poesia che riguarda, se vogliamo, la poesia. E non è altro che il solito affanno, se vogliamo, del poeta che da sempre cerca in qualche modo di trovare le parole giuste, le parole più importanti, le parole che spesso ci
sfuggono per poter dire quello che realmente sentiamo profondamente, intimamente, quindi poter sentire la vita pienamente. Miro all'incastro del sentire col dire, ordito di pensieri, parole da imbastire con un filo di Jean-Marc. Così gioco a fare la vita, nel modo più serio, neppure se diversi. Quando sembra pronta la taglia, mi stringe sul petto che non credo, calzi, come Dio comanda. La gloria del non detto fatto, la missione, reclama qualche giusta sutura, il riporto, il verso a misura, perché è solo quando la matassa di parole, da cui mi lascio trascinare, va a districarsi con rara esattezza di ciò che intendo, che l'opera è fatta, finalmente posso indossare la vita. Allora, noi Federico abbiamo ospitato poeti che hanno trattato il corpo inteso come luogo, no, di emozioni, di, come dire, di sensualità, di piacere, di esperienza. E in questa esperienza si fa sempre sospensione, ecco, in un certo qual modo, della malattia, no? Il corpo umano, diceva Hannah Arendt, è quell'essere, quella struttura che ha più probabilità di ammalarsi che non di rimanere in vita. No, io leggevo che sono annoverate circa sulle 300.000 malattie, no? Tra quelle rare e quelle più consuete. I cani e i gatti ne hanno circa 20. Ecco, quindi l'uomo come essere vivente ha più probabilità di ammalarsi che non di rimanere in salute. Ecco, naturalmente la malattia poi come segno anche del come posso dire, dell'anticipo della morte, no? In un certo qual modo. Ecco, io penso che nella poesia di Lucio, sia in questa silloge sia in quella che ho citato, in fondo c'è questa emergenza del corpo come di qualche cosa che ha bisogno sempre di essere, ecco, come posso dire, di essere curato, perché in fondo la malattia è qualche cosa che appartiene, insomma, all'esistenza e alla sua struttura. Lucio? Sì, sono d'accordo, nel senso che mi trovi perfettamente d'accordo. Quindi la malattia in realtà è vissuta sempre come qualcosa che può, come già accennavo prima, è una condizione per assurdo, diventa una condizione privilegiata per poter parlare dal mio punto di vista, che sicuramente non è, insomma, un punto di vista comunque della malattia, per carità, non è che devo parlare qui, fare l'elogio della malattia, però in ogni caso è una condizione che ti permette di guardare il mondo in modo diverso ed allargare poi questa prospettiva a una condizione di riflessione generale su quello che è appunto il rapporto dell'uomo con le malattie, che è un po' quello che dicevi tu, Giuseppe. Sì, sì, è una condizione ontologica, no? Che emerge poi col fatto, diciamo così, empirico della malattia. Ma noi non è che siamo malati perché ci ammaliamo, ma ci ammaliamo perché siamo ammalati. Cioè, certo. È la condizione ontologica del corpo umano, in questo caso, no? E del corpo in generale, ma soprattutto del corpo umano, perché noi abbiamo sempre acciacchi. Io poi, qualcuno lo sa, ho vissuto una situazione di salute molto importante, quindi comprendo molto bene questo percorso poetico di Lucio, insomma, perché abbiamo sempre parlato del dolore, ma sempre in maniera astratta, quasi sempre psichizzandolo, no? Coscientizzandolo. Però in realtà cosa accade effettivamente quando noi andiamo a verbalizzare la parola dolore? Ecco, perché in effetti ci, come dire, scantoniamo
la vera origine del dolore, che è appunto la malattia, perché io poi posso avere dei dolori psicologici, delusioni di vario tipo, di etici, morali, il lavoro che non va, eccetera, eccetera, però poi alla fine tutte queste forme possono essere esclusivamente, no, superate, ecco. Mentre l'aspetto del dolore fisico della malattia non è qualche cosa che è a nostro appannaggio, qualche cosa che noi di fatto decidiamo volontariamente. Poi ci sono degli aspetti psicologici, l'inconscio, no? Noi ci ammaliamo perché insomma viviamo in un certo modo, c'è tutta una serie di teorie al riguardo, però sostanzialmente a livello, diciamo così, di immediata percezione, ecco, il corpo si ammala senza che di fatto lo vogliamo. Su questo non c'è dubbio, certo, 20 anni fa, anzi, se penso che avevo 16 anni quando è successo tutto quello che è successo, insomma, quindi è stato un percorrere un po' tutta questa esperienza in modo molto, molto traumatico. Ci ho convissuto, ci convivo ancora, cioè il punto è quello, e quindi potremmo entrare in quello che stavi dicendo anche tu, come dimensione che secondo me non è da sottovalutare, cioè la scrittura che diventa anche un po', se vogliamo, e lo è secondo me sempre forse, terapia. Credo che la scrittura, anche in questo caso, che è quello che diceva un po' Federico all'inizio, il dato biografico emerge in quello, cioè è inutile che ci nascondiamo, sicuramente la scrittura serve anche per esorcizzare il male e la sofferenza che abbiamo. Si scrivono poesie quando si è adolescenti perché soffriamo del mal d'amore, dell'innamoramento, eccetera, che è una forma di dolore, anche quella di sofferenza, di passione, eccetera, e poi ci possono essere dolori che vengono metabolizzati in modo diverso, che appunto il dolore come può essere dolore fisico, comunque questa sofferenza di una malattia cronica, che ti costringe comunque a riflettere poi sul senso della vita in modo molto più arcigno, e non uso a caso questo termine perché così mi ricollego un po' alla mia poesia, nel senso che trovo che la mia poesia abbia poi questo di particolare, se posso permettermi, e che riesco a spiegare, o comunque cerco in ogni caso di dare quel tocco di estremamente sentito, vivo, e anche tra virgolette rabbioso, come qualcuno ha voluto definire, ma in realtà non è proprio esattamente così, però c'è questa forza che è probabilmente legata a tutta questa esperienza, a questo pathos legato alla malattia vissuta in tutti questo percorso cronico di anni e via dicendo, per cui probabilmente questa mia parola è anche, diciamo, la mia parola poetica è molto forte proprio per questo aspetto qua. Tuttavia, nonostante questa forza espressiva che a mio avviso c'è nella mia poesia, che è un po' la cifra stilistica forse, trovo che ci sia appunto quello che la bravissima amica Anna Maria Curci, che è la prefatrice del mio libro e che saluto sperando ci sia collegata. Sì, l'ho vista collegata. Sì. Anna Maria, se ci sei. Batti un colpo. La saluto. Sì, ha salutato. Io non la conosco, ma... splendida persona, oltre che poetessa. E critica anche. In cammino. Sì, la conosco molto bene. Ho fatto comunque anche la prefazione, una recensione anche al mio amico Vincenzo Mastropirro. Molto, molto interessante e pregna. Grande musicista. Molto acuta, sì, con sì, Vincenzo anche. Stiamo preparando un libro, infatti, curato proprio, prefatto più che altro da me. Sì. E quindi stavo dicendo che Anna Maria ha individuato questo aspetto, in questo tocco, diciamo, dell'ironia, che spesso il mio libro di cui spesso il mio libro si nutre, perché in fondo io non sono, come diceva appunto all'inizio, credo, forse Giuseppe o Federico, forse Giuseppe sul leopardismo, eccetera, in realtà questo aspetto così truce in me non c'è assolutamente, proprio perché probabilmente ho fatto questi anni, per cui c'è questa, sì, sicuramente c'è questa sorta di forza espressiva, e la mia cifra stilistica, la mia passione, io sono un essere molto appassionato, ma tuttavia nella poesia invece sono molto, molto dosato, molto parsimonioso,
Le parole sono molto ricercate, almeno tento, e la mia poesia nasce con grande lavorio. Forse anche questo non è un caso che ho pubblicato, tra virgolette, solamente due libri in tutti questi anni. E quindi dicevo che comunque accanto a questa forza espressiva non manca quel tocco che appunto mi appartiene profondamente, che è la mia ironia e che con la quale affronto i miei giorni e la mia vita e che mi aiuta appunto a vivere, perché sono un essere, come già qualche giorno fa dicevamo con Federico e Giuseppe, sono un essere molto ma molto vivo e non vegeto ma vivo, perché faccio di tutto e di più. Ho sempre vissuto in questi anni facendo quello che gli altri si sorprendevano che io facessi in quelle condizioni. Comunque stavo bene, sto bene, ma in realtà vivevo comunque con un rene non mio, tra l'altro. Ma nonostante questo, nulla mi ha mai fermato in niente. Ho fatto sempre una vita molto, tra virgolette, spregiudicata. E lo dice anche una poesia, se vogliamo la leggiamo subito. Sì, 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 certo, perfetto. Così inauguriamo questa nuova... Sì, una poesia, proprio la prima poesia del libro, con cui apro il libro, che dice: sono un uomo spericolato, tanto da essere ancora in vena di rischi. Non me lo dice l'ennesima multa per eccesso di velocità, piuttosto questo stare tra il presente a una clessidra, tra questa penna e un altro giorno da esistere. Ecco, la penna che è questa mia natura da poeta, e questa esistenza che è la mia vita di tutti i giorni. Non presente proteso, in questa vita sempre in bilico tra le varie difficoltà in cui sono costretto comunque a vivere, però senza lagnarmi più di tanto, perché appunto, se vogliamo, entriamo nel discorso che diciamo anche qualche giorno fa, dell'osceno, certo, della scena, perché la mia poesia, ecco, mi piace definirla anche in qualche modo oscena, piuttosto che probabilmente rabbiosa o anche, che ne so, in altri termini, però comunque la trovo, potrei dire, ma oscena nel senso che cattura quello che molto o molti pensano sia un peccato di cui parlarne, quindi la stessa malattia, o le stesse nevrosi, le stesse incongruenze della nostra società, del mio paese, di cui io parlo tanto, perché non è solamente la mia malattia che emerge in questo libro, certo, anche aspetti legati a quello che è il mio sguardo sul mondo che mi circonda in continuazione, dal libro di Taranto, in questo senso, al salone del parrucchiere, al culo di Belen, cioè voglio dire, cioè, il quadro è completo, ma in realtà è proprio perché nella poesia o al hacker o al VC, sì, ho anche aspetti di poesia civile e politica che non mi piace mai scindere, perché noi quando siamo poeti in toto, non può esistere una poesia civile, io sono poeta civile, io sono poeta politico, cioè non è proprio fuori luogo, noi siamo poeti, parliamo a 360 gradi, non ha senso una condizione del genere. In questo senso, se mi è permesso, ha senso, è molto pertinente l'osservazione di Plinio Perilli, che parla proprio certamente di un leopardismo, perché appunto lui parte, no, Leopardi parte dalla propria condizione per arrivare anche a una riflessione, a una meditazione dell'esistenza umana. Poi naturalmente corregge il tiro, giustamente dice un leopardismo redento, nel senso che non è un ripiegarsi addosso, non è un invocare il nulla. Tu assolutamente, come dire, c'è nella tua poesia, c'è questo nulla della malattia, ma c'è questa come dire, continua esposizione al tutto da parte della volontà. E io ho visto questo aspetto. Tu poi parli, per esempio, di un corpo rappezzato, bullonato, mi pare che tu dica da qualche parte. Sì, c'è una poesia in cui praticamente, che magari la leggiamo pure, sì, e qui fa da sfondo anche una poesia, c'è anche da, perché praticamente c'era la musica dei Coldplay, che ho citato anche in questa poesia, che però adesso devo trovare qual è. Sì, in pratica stavo andando a San Giovanni Rotondo, credo per controllo, non ricordo esattamente adesso. C'era sì, poi mi sono ricordato appunto che c'era questa... Ho giocato un po' sul discorso della macchina che andava, le gomme, i bulloni, qualcosa del genere. Adesso andiamo a leggere.
Abbiamo un po' di tempo, sì. Sì, sì. Un po' così. C'è Ginevra della notte che dice che non sento, ma forse in questo momento siamo in silenzio. Siamo in silenzio. No, no, scherzo, forse allude a... Non so, io sento bene comunque. Dando... Ecco qua, trovate. Ok, ci siamo. Sì. Nonostante salga i tornanti in macchina, ipnotizzato dai Coldplay alla radio, e fuori, da un pomeriggio alla Van Gogh, ho il fiato corto, è un poco rotto, è caldo, è sudo, fastidio. Perché scavo sul confine dell'orizzonte la somma dei giorni, da artigiano di me stesso, spesi a ridurre perdite di vita, bullonando giunture. Perciò poco sollievo è nell'ascesa, incerta la strada provvidenziale, per quanto regga il fiato delle gomme. La redenzione piuttosto sta nella sosta dinanzi alla chiesa addolorata, per raccogliermi in questa voce ispirata, in una ombra di bestemmia. Bella anche Lucio, questa, molto bella. Lucio, io ti vorrei chiedere una cosa, perché insomma hai rivelato, diciamo, dei dettagli biografici e diciamo convivi con questa situazione da quando avevi 16 anni. Io ti vorrei chiedere come entra la poesia nella tua vita e perché proprio la poesia, secondo te? Cioè, che cosa ha la poesia, per esempio, che non ha avuto altre arti e poi hai deciso di farla tua per esprimere questo tuo sguardo sul mondo e su te stesso, naturalmente? Vabbè, la poesia è nata come dice, un po' come dicevo prima. Allora, in me è nato quasi contemporaneamente l'amore e la poesia. Il dolore e la poesia. Io a 16 anni mi sono innamorato, a 16 anni ho conosciuto anche il dolore, per cui è stata un'esplosione unica e forse in quel momento d'impulso come molti, però in realtà poi a me è rimasta questa malattia della poesia, intendo, sì. Perché come diceva Montale, no? Questa malattia endemica di cui non si può fare a meno, mi è rimasta poi per sempre perché la poesia è immediata, ha quella capacità di spiegare, di rendere tutto quello che senti, un po' come un vulcano, no? Viene fuori con un'immediatezza che la letteratura non ha e non consente. C'è una bella differenza, insomma, rispetto alla letteratura. La letteratura ha proprio un altro, secondo me, un altro mondo. Il romanzo, il saggio, eccetera, sono completamente altre forme di. Non le voglio snobbare, ma nel senso sono veramente altro rispetto alla poesia. Quindi tu sei d'accordo con Maria Grazia Galandrone che diceva appunto che sostiene da sempre l'identificazione tra poesia e vita. Sì, credo che non lo dicesse solamente la Calandrone, lo dicesse anche i grandi poeti simbolisti francesi, lo dicesse lo stesso D'Annunzio. Certamente la poesia, sì, sicuramente è così. D'altra parte, tornando a quel discorso che facevamo prima, a me piace parlare nella mia vita anche di temi, tra virgolette, di cui la poesia spesso non parla, quei temi osceni, perché mi piace molto questa parola, perché in contrapposizione alla scena della nostra vita. Di cui invece molti poeti adorano parlare. Ecco, questo è un dettaglio importante. A me piace invece parlare spesso dell'osceno, che è quello che sta dietro, né più né meno di quello che sta, quello che magari cerchiamo spesso di nascondere o di non voler parlare perché forse per pudore o per non lo so, però comunque è quello che poi dà maggiore forza alla nostra vita, quindi alla scena. E credo sia molto importante considerare appunto lo scene nella nostra arte, nella nostra poesia in questo caso, per chi scrive poesia. Certo. Lucio, ci puoi leggere qualche poesia, diciamo, più che ha attinenza appunto con lo sceno? Perché comunque tu ci dicevi che qualcuno aveva un pochettino criticato in alcune liriche un linguaggio che poteva essere un po' sopra le righe, però Le righe. poi in realtà vedremo.
Però siccome mi sembra chiaro che si voglia affrontare questo tema, io sono molto contento perché non l'abbiamo mai affrontato, allora io ti chiederei di leggerne una o due, sì. Così, e poi approfondiamo un po'. Allora, faccio la premessa perché lo devo fare, me lo sento di farlo. Certo. Allora, credo che la mia poesia sostanzialmente ha bisogno non di una lettura, ma di più lettura. La mia poesia non è una poesia di impatto, la mia poesia è una poesia dirompente. È una poesia straniante, è una poesia con i peli sulla lingua, è una poesia fastidiosa, è una poesia urticante. La mia poesia non mi dà piacere, non faccio il piacere con la mia poesia, non me ne frega assolutamente nulla di piacere. E lo dico con grande convinzione, proprio perché probabilmente in giro sento un certo snobismo verso un tipo di poesia come quella mia, che è ritenuta erroneamente, probabilmente, autobiografica, e non lo è assolutamente, o anche se lo fosse, nei canoni e nei modi come l'avete individuato voi, insomma. Per cui, detto questo, la domanda era in merito alla lettura di poesie oscene. Sì. Poesie che, appunto, alcuni autori hanno definito un po' sopra le righe di questo linguaggio, perché probabilmente sono autori che la forza espressiva la reputano un aspetto negativo, deficitario. La poesia probabilmente deve essere di parole entro certe righe, per benina, leggerina, non lo so come la volete, io la faccio così. La mia cifra stilistica è questa, tant'è che giustamente, come ha individuato anche Giuseppe, probabilmente anche il primo libro ha questa sorta di continuità con il secondo, perché probabilmente, appunto, ormai probabilmente scriverò sempre così, tra un mio limite, non lo so. No, ma va benissimo. Però insomma, credo che Non è il come. Chiaramente il come, certo. Lo sappiamo benissimo. Sono tra le poesie conclusive dell'ultima della raccolta, che fa parte della sezione esiti, perché il libro è diviso in 5 sezioni, questa è la parte esiti, e volevo leggere questa poesia, che si chiama VC. A giorni più o meno regolari, uno spasmo bussa ai battenti del basso ventre, reclamando la mia attenzione. Ma non mi piego e non mi spezzo, piuttosto mi lascio prendere per il fondo di una tazza in ceramica. Manco fossi in pausa caffè, senza darmi troppe arie, vadano pure al diavolo gli umori, magari nella bolgia degli stitici, così che prima ancora di riconsiderare ciò che sono, pigio in tutta fretta il pulsante discensionale per la mia redenzione. Poi magari la leggo anche questa, perché fa un pandan con l'altra, perché sì. dice a proposito di Bucci: c'è chi da una vita la fa fuori e la fa franca, e a nulla serve l'avviso ironico dell'addetto alle pulizie. Si prega gentilmente di far centro, a seconda di come gira il vento e a sinistra o a destra del pavimento che si dovrà guardare, schifati comunque, come sempre. Questa chiaramente è una poesia, per chi vuole indicarla, una poesia politica. Quindi diciamo abbiamo affrontato che fa parte sì. Anche dell'osceno, certo, cioè, certo. È tantissimo, soprattutto di questi tempi, lasciamo di dire, lasciamo è una stare, parte lasciamo. Integrante, va bene, e disintegrante comunque, a parte le battute. Però abbiamo visto insomma due aspetti importanti, perché uno diciamo è proprio diciamo interno, l'altro è più diciamo esterno, cioè sempre esterno, e però diciamo si è capito quello che voglio dire, uno più diciamo diretto a se stesso, l'altro invece più al appunto come critica. In un certo senso, cioè, io ho l'impressione che sia come hai detto tu, Lucio, cioè che comunque c'è sempre questo aspetto sia civile e sia diciamo come dire anche autobiografico, sì, però è una cosa che riguarda tutti poi alla fine, cioè non è una cosa che tocca soltanto te, ma è una cosa che tocca tutti, ed è una cosa che io infatti dicevo, cioè queste cose
mi hanno fatto venire, molto spesso noi ironizziamo, scherziamo, dicevo vado in meditazione, in bagno, vado nell'ufficio, però in realtà poi in quel preciso istante si pensano e si fanno tante cose, cioè nel senso che sì. Ci si trova, è un momento, voglio dire, è un momento per quanto possa essere tra virgolette osceno, cioè fuori dalla scena, cioè fuori dalla, ai margini della nostra vita, è vitale. È quello che dicevamo, è quello che dicevo, che l'osceno in realtà non è che qualcosa è qualcosa che sta fuori, per me è sta dentro. Cioè, anche se lo mettiamo come osceno, come qualcosa che molti considerano come qualcosa che deve stare al di là o fuori o dietro, in realtà è un dietro che io lo porto avanti perché fa parte di noi. Come può essere parlare male anche tra virgolette del proprio paese o del pettegolezzo e via dicendo, di cui magari potremmo leggere poi qualche poesia, cioè sono aspetti che accomunano, perché non parlarne nella poesia? Cioè, non capisco il motivo. Certo. Noi tra l'altro dobbiamo, questo dicevamo, ne parlavamo con Giuseppe forse qualche tempo fa, verità della poesia, dire tutto quello che appunto la coerenza del dettato, del sentire, insomma. Fa parte di questo. Sì. E poi inscindibile, cioè poesia civile, poesia politica, credo che non, cioè, non è, per me non esiste. Cioè, in questo libro poi ci sono tanti riferimenti che partono sì, è sempre lo sguardo di come, è sempre il come, la prospettiva è sempre il come ci si pone sugli oggetti che da cui si guarda. E come li si guarda, il punto è sempre quello. Sì, poi ci sono altre tematiche, per esempio una tematica che mi sembra presente anche la famiglia, naturalmente. La cronaca. Sì, l'altra cronaca, sì, cioè, c'è veramente un po' di tutto, però questo tutto effettivamente è molto, cioè non appare frammentario, e non è abbastanza, sembra quasi come dire, un fluire molto omogeneo in effetti. Elementi che sono appunto parte della vita. Questo quando infatti intendevo che tu hai un linguaggio versatile, io intendo dire proprio questo, che riesci in un libro soltanto a spaziare da tematiche che possono essere più classiche ad altre affrontate in maniera, come dire, un po' più, cioè, più originale. Qualcuno le ritiene sopra le righe semplicemente perché la poesia è sempre vista come qualcosa di alto, di aulico, c'è questa immagine della poesia. Però poi in realtà io credo che la forza della poesia sia appunto far diventare anche lo schifo una cosa alta, cioè elevarla in un certo senso, perché rappresenta la condizione umana in ogni caso, cioè questo credo che sia anche molto, non so, mi sembra molto baudelariana come prospettiva. Sono d'accordo, cioè è quello che dicevo, che stavo, avevo appena detto, cioè in realtà è sempre il come ci si pone su quello che uno guarda e di cui vuole parlare, e sì. Quello insomma. Certo, qui poi passiamo alle domande, Federico. Qui c'è una prospettiva in cui la volontà, a mio avviso, cerca di dominare le esigenze del corpo che vanno, diciamo così, per motivi che insomma vanno poi indagati, a noi spesso sconosciuti, anche la medicina, vanno per conto loro. In Lucio c'è questa forza, lui lo ha detto anche, ma lo evidenzia anche la sua poesia, questa forza in cui per la quale la volontà cerca di prevalere sulle esigenze del corpo. Ecco, ma anche se vogliamo su un destino ormai... Certo. Di una strada, tra virgolette, che è il destino, metafora del destino, segnata. Sì. E quindi... Sì, ma tu non ti arrendi, no? Mi viene in mente la poesia di Corazzini, che era invece un autoripiegarsi, un invocare continuamente la fine, no? Esatto. Ecco.
E invece tu no, tu diciamo senti la tua fragilità, però non ti rassegni, nel senso che la volontà, tutto ciò che noi facciamo, la bellezza della vita appartiene in qualche maniera, sembra quasi appartenere nonostante il nostro corpo. Hai individuato perfettamente, che è un po' quello che prendevo come esempio all'inizio quando dicevo di Zanardi, certo. Quando lui ha trovato nell'aspetto, diciamo, che gli restava la forza di poter superare e andare avanti. Quindi in qualche modo dobbiamo cerco di trovare sempre quegli aspetti per cui mi caratterizzano in qualche modo e forse rispecchiano appunto la mia forza innata, non lo so, la mia volontà, voluntas innata, non lo so, cieca volontà, certo. di andare avanti, di crederci certo. Sempre. Una sorta di quella parola che adesso va tanto di moda, che è la resilienza, insomma, non mi piego, non mi spezzo, insomma, mi posso piegare sul water, ma non mi spezzo. Certo. Sì, no, ma poi l'esempio di Zanardi è piuttosto pertinente. Secondo me si parla tanto di tanti eroi, miti, quello e quell'altro, però in realtà adesso la parola eroe mi sembra sempre molto, molto un po', come dire, sì, abusata. Però sinceramente credo che meriterebbe una poesia. Certo. Perché sono d'accordo. Infatti oggi leggevo interventi su Facebook di una signora che diceva: ma perché insiste, no? Con questo tono polemico, come a dire, non insistere su cose che a te ormai sono precluse. In realtà, ecco, la malattia serve, appunto, a mio avviso, da nuove occasioni di salute. E questo è il punto. Perché a un certo punto, anche, diciamo, chi soffre, tra virgolette, si è, tra virgolette, rassegnato e non si guarda più come malato, tra virgolette. Lo sa benissimo, ne ha fatto consapevolezza. E magari sono gli altri che ti vedono così. Cioè, non so se rendo l'idea. Esatto, perché poi la malattia è sempre una malattia sociale, sempre. Sì. E questo è il punto. E allora ti devono trattare con i guanti, lo so per esperienza anche personale, diciamo, no? Ti relegano, è poverino, insomma. Questo è un po', sono i riferimenti un po', Susan Sontag ne parlava tantissimo di questa dimensione, diciamo, della malattia. La malattia come metafora, no? Come malattia come metafora a cui dobbiamo sempre dare una metafora, un'immagine diversa, perché parlarne comunque in qualche modo fa male, se vogliamo. E spesso anche molti fanno in questo modo, cercano di nasconderla o comunque di mimetizzarla. Certo, ma spesso la malattia, esatto, è negli occhi, o l'handicap si direbbe, è negli occhi di chi guarda in realtà. Certo. Questo. Mi viene in mente adesso una poesia, potrei leggerle. Sì. Una poesia, se non mi dispiace. Sì, poi passiamo. No. Che è una poesia che mi è venuto in mente adesso, ne parlavo sul discorso della malattia, sì, eccetera. Perché che è un altro aspetto della mia poesia che andrebbe forse evidenziato. Quando parlo, non so se avete notato, quando parlo della chimica, la malattia intesa come anche medicine, e quindi la chimica della medicina. La chimica che salva la vita, ed è un po' come la poesia, perché la poesia, probabilmente la poesia non salva la vita, come anche le medicine non salvano la vita, però le medicine ti possono dare un sollievo, ti possono migliorare la vita, ti possono aiutare ad allungare la vita, e così anche la poesia. E questa poesia che ho scritto adesso, nella raccolta, si chiama appunto Ciclosporina. Che la ciclosporina, per chi non lo sapesse, non è altro che un ricavato, una medicina, insomma, chimica, un ritrovato chimico per cui prendono tutti i trapiantati per poter vivere il rene trapiantato. È un cosiddetto antirigetto, anche chiamato salvavita. E in questa poesia ne parlo rifacendo riferimenti un po' a quella che era la chimica di questa composizione chimica della ciclosporina, in riferimento a quello che in quel periodo, qualche tempo fa, era la chimica della guerra, quindi la chimica delle armi atomiche, delle armi nucleari, che comunque ha una base chimica.
però la chimica della medicina salva, la chimica delle bombe uccide. E questo nasceva dalla riflessione quando c'era appunto Kim Jong-un che voleva praticamente bombardare, non si capiva, mezzo mondo. Comunque, scusate la premessa, vado. Dio mio, in barba ai miracoli, sia santificato il tuo legame epididico, come in pace e così in terra, e dammi oggi e sempre l'ostia della salvezza chimica, quella che dal fronte del Kim Jong-un di turno, come un bambino alle prime armi, e la compressa, incompresa pazzia di un razzo. Lucio, io ti volevo fare, prima di passare alle domande, anche perché comunque ce lo possiamo concedere, visto che abbiamo avuto qualche problemino, volevo chiederti, io ho notato che che nella tua poesia c'è un rapporto, hai un rapporto col numero, che questo numero è sempre una quantità, che può essere una quantità di dosaggio, una quantità di fiato. Mi aveva incuriosito questa cosa. Cioè, che cos'è, se posso chiederti, che cos'è appunto il numero? Tu che valore dai al numero? Perché non è un numero, come dire, cioè è un valore quantitativo, ma io credo che sia soprattutto anche qualitativo rispetto a quello che è la tua poesia, molto spesso. Io li odio i numeri, forse per questo li scrivo, per esorcizzarli, perché i numeri sono freddi. Io odio la matematica, scusate per tutti quelli che amano la matematica, non sopportavo la mia professoressa di matematica, me l'ha fatto odiare e la ringrazio. E quindi i numeri probabilmente mi ricordano i dosaggi, e mi ricordano le quantità legate alle medicine, e quindi li scrivo per esorcizzarli, li scrivo per dire esistono, però sono lontani da me, cioè li conosco, li tengo a distanza. È un po' anche come anche... Vai Giuseppe. Sì, no, dico anche per quantificare, diciamo così, il dolore, no? Misurarlo in un certo senso. Sì. L'impressione che ho avuto io è anche questa, non so se è un'impressione. Sì, ma il presupposto è sempre quello di tenerlo, come dire, di tenerlo a bada, di tenerlo sotto controllo in qualche modo, dargli un'indicazione che, poiché il dolore mi sfugge spesso a parole, o comunque cerco di contenerlo con le parole, ma le parole non bastano, probabilmente occorrono anche i numeri, maledettamente, perché purtroppo la chimica, le medicine, la farmacologia è comunque fatta di dosaggi, è anche quello, soprattutto credo sia quello, perché non ho un gran rapporto con i numeri. Ripeto, 2 più 2 fa 5, voglio dire, non credo che... Certo. Va bene, il genio maligno di cui parlava qualche filosofo, adesso sfugge. È Cartesio, sì. Va bene, allora io direi, siccome abbiamo passato la soglia dell'ora, come dico sempre io, caro Federico, noi passiamo alle osservazioni e alle domande. Allora, vediamo un po'. Allora, Lucio, io non le leggo tutte, nel caso tu, come chiediamo ai nostri ospiti, avrai eventualmente la cortesia di rispondere. Mi raccomando, domande facili. No, sono osservazioni, domande. Vabbè, mo che arriva ad Armando. Allora. È sempre il più temuto. Allora, Armando. 9:29, Flavio Malaspina fa un'osservazione. Un attimo solo, allora 9:29, Flavio Malaspina, eccoci qua. L'uomo è malattia di se stesso, nello struggersi toglie possibilità di vita a se stesso, le malattie psicosomatiche sono una prova certa. Sei d'accordo? L'uomo è malattia di se stesso. L'uomo è una malattia di se stesso, qua c'è richiami, no, a Kierkegaard, insomma a tutta una filosofia esistenzialistica, e quindi questo suo arrovellarsi, questo suo muoversi, questo suo affannarsi non fa altro che eliminare le condizioni di una vita felice, di possibilità di vita, dice
dice sì, Flavio. Sono d'accordo, ma credo che non mi appartenga, cioè nel senso che cerco di evitare quanto più possibile questa condizione. Quindi da questo punto di vista ho questa natura stoica, potremmo dire così, per cui non cerco di quantomeno di non farmi intaccare da nessuna, certamente non posso non dire di non aver mai pianto, non posso dire di non aver mai, come dire, bestemmiato, di non aver mai imprecato, ma ho saputo comunque reagire sempre e quindi alla fine, insomma, un fatto mio, ecco, lo stoicismo, sì, sono da questo punto di vista, ho letto anche qualcosa in merito per potermi appunto per capire appunto come bisogna in ogni caso non farsi influenzare più di tanto dagli eventi esterni. Ecco, questo è cercare di farmi Certo, in questo percorso effettivamente è molto chiaro. Io infatti poi ho sottolineato questa, ho voluto evidenziare questa domanda proprio perché dice qualche cosa di diverso da te, ecco. Sì, dico che bisogna cercare comunque in ogni caso di non farsi male, perché già abbiamo di che ci capita appunto sulla strada della nostra vita, ma non possiamo pensare di farci travolgere più di quello che ci tocca, insomma. Certo. Allora, Armando Savariano, 9:38. Quanto incidono, Lucio, nel tuo fare poesia la compattezza formale, le coordinate percettive, la dignità spastica dell'amaro andare verso il pericolo, la perdita, l'incognita e la paura di pericolo, perdita, incognita. Spazio e tempo sfuggono al controllo, sono implosi o disseminati? Aiuto. Aspetta che mi alzo come sempre. Allora, andiamo per ordine. Il nucleo della domanda è questa. C'è nella tua, diciamo così, nella tua esperienza poetica un mantenimento dello spazio del tempo o a un certo punto si fagocitano, si implodono e emerge solo la tua condizione? No, la mia condizione è il punto di partenza, poi per poter spaziare e osservare le dimensioni esterne, l'orizzonte esterno, quindi è un punto di partenza per poter confrontarmi con un mondo esterno. Non credo che fagociti tutto nel mio interno, altrimenti morirebbe tutto dentro di me. Certamente nella poesia tengo molto, e forse l'ho anche detto, tengo molto in considerazione più che l'aspetto spaziale l'aspetto temporale. Credo che questo sì, nella mia poesia io sento molto, a parte nella mia poesia, ma lo sento quindi probabilmente anche nella mia poesia, sento molto la dimensione temporale, diacronica, il tempo che passa, il tempo che sfugge. La strada di Damocle, l'aspetto orizzontale e non verticale, come dicevi appunto tu, Giuseppe, implica proprio quello, è più legato non allo spazio, ma alla dimensione temporale, che è l'avvenimento, l'accadimento, la vicissitudine. È qualcosa che può succedere legato poi alla dimensione temporale. E questo, questo sì, incide. Certo, poi la strada è sempre qualche cosa di prospettico e quindi è un avvicinarsi. E che richiama comunque la condizione di pericolosità comunque. In ogni caso. Certo, è quello che diceva appunto, anche chiedeva anche Armando, verso la dignità spastica dell'amaro andare verso il pericolo. Io credo, Armando, però, che qui non ci sia nulla di amaro, ecco, non ci sia una dignità spastica, cioè scoordinata. Lucio cerca di essere sempre coordinato pur nella malattia, pur nella impossibilità di esserlo talora, però quando ricava delle forme di felicità cerca sempre di coordinarsi, cerca sempre di trovare un suo ordine, perché poi l'ordine e la felicità sono sempre collegati. È una reazione in ogni caso. Sì, esatto, qui c'è credo sempre il prevalere, della volontà. Perché anche nell'aspetto formale delle mie poesie, perché poi si richiamava l'aspetto formale, Armando, credo, anche nella composizione delle poesie non mi ritengo, tra virgolette,
che chiaramente non potrebbero non essere capolavori, però non mi ritengo un approssimativo. Sì, lavoro molto intorno al verso, lavoro intorno alla parola, quindi comunque le mie poesie sono scritte e giacciono lì per giorni, le riprendo, c'è un grande lavoro anche in questo senso. È un lavoro, certo, tu sei, sì. La tua naturalmente è una versificazione libera, non è metrica ovviamente, però c'è comunque un'attenzione al ritmo, alla ci sono delle assonanze, allitterazioni, sì. Ci sono dei richiami, certo, fonici. Sì, elementi fonetici sicuramente, sonori, allitterazioni, ci sono poi questo anche questa divisione del verso, questa anche isolamento delle singole parole a scopo, diciamo, espressivo, ecco. Quindi sì. Naturalmente non è un buttare lì, ovviamente, ma io sono poi del parere che un buon poeta non butta mai lì il verso, se poeta si deve chiamare, insomma, c'è sempre una motivazione precisa nella divisione del verso, anche se poi magari non è obbediente alle regole della metrica classica. Sì, sono d'accordo. Allora, Maria Gabriella Cianciulli, 39, l'hai individuato subito. Se il poeta è colui che guarda sempre un po' di lato, l'altra parte, la malattia, ci pone in una condizione che acuisce la sensibilità, in cui lo sguardo riesce a esplorare il senso delle cose con un'impronta diversa, una rinascita con occhi nuovi. Lei, Maria Gabriella, diciamo, sottolinea un aspetto che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, cioè la malattia come sguardo differente nelle cose, no? Quando osserviamo una cosa, noi non facciamo caso al fatto che la vista può essere annebbiata, che ci sono delle diotrie mancanti, che non c'è una messa a fuoco, cioè vediamo sempre la purezza dell'oggetto senza tener conto dell'impurezza di colui che osserva. E in questa impurezza ci sono tutta una serie di sfumature che fanno emergere cose nuove dell'oggetto stesso. Chi vede il miope vede cose che magari uno con una vista perfetta, come dico io, no? Non vede, per dire. Ecco, la malattia, sì, quindi è un'occasione. Tra virgolette, la menomazione ti costringe comunque ad acuire diversi spettri auditivi, certo, altri punti di vista, non lo so come, però effettivamente è così. Ecco perché la persona, diciamo così, malata, tra virgolette, non va mai, come dire, emarginata, ma deve essere integrata nello spazio, nel tessuto sociale. Questa è una cosa fondamentale, a mio modo di vedere, ed è l'insegnamento, secondo me, che Zanardi, quelli come lui, adesso non ricordo la ragazza che fa scherma con la poliomielite, credo. Non mi ricordo. Comunque Bebevio, mi pare. Prego? Come si chiama? Bebevio. No? Sì, bravo, Bebe, giusto. Anche loro devono, appunto, devono essere elementi di integrazione, elementi di dialogo, elementi di confronto, e non essere, appunto, né relegati, né eccessivamente esaltati. Sì, perché poi c'è il rischio, secondo me, di diventare un fenomeno da baraccone, che poi, secondo me, è un'altra mortificazione della malattia, naturalmente. Esattamente, quindi, come diceva Pasolini, no? Che il successo è il rovescio della medaglia della persecuzione. So. C'è una bellissima cosa, adesso proprio stavo andando su Google per cercare appunto Bebevio, il primo carattere che appare è campionessa, e secondo me è una cosa bellissima. Esatto. Sono d'accordo su come sarebbe da evitare comunque anche eventualmente trattare tra virgolette i diversi
o diversamente abili, come baracconi da, non lo so, come baracconi da circo. Non so se a tutti i costi si vuole fare, mi viene in mente una scena che ho visto ultimamente, a tutti i costi si vuole far ballare, prendi questi, tra virgolette, lead down e li vuoi far ballare, cioè voglio dire, cioè forzare anche in senso opposto, non so se rendo l'idea. Certo, no, voglio dire, se una persona è capace di ballare, balli, ma non perché è lead down. Siamo quasi che si faccia, lo si deve fare per loro, certo, ma in realtà non diventa più per loro. Certo, cioè io ti forzo, ti faccio vedere che sono, quanto sono bravo a tirar fuori. Bravissimo. Ecco, anche questo potrebbe essere un rischio. Certo. Allora, Giovanni Sepe. Minuto, scusami. No, chiedo scusa, hai ragione, 9:46. Okay. Hai ragione, perdonami. Vorrei non parlare della malattia in quanto contenuto, ma chiederti, Lucio, se e in che modo ne influenza invece la forma, cioè credo, o forse il tema è solo il blocco di marmo da cui ricavare la forma che diventa essa stessa contenuto? No, allora, io credo che lui intenda la forma poetica, naturalmente. Sì, chiaramente la forma poetica. No, la domanda è interessante. Ma credo sia anche azzeccato, nel senso che credo inevitabilmente che un po' come Ungaretti, mi viene in mente, no? Ungaretti che sul fronte scriveva quelle poesie che erano un po' dei flash, dei momenti in cui gli servivano per salvarsi, per sentirsi vivo di fronte all'imminenza della guerra, al pericolo, alla possibilità di poter morire da un momento all'altro. Credo e la forma era sostanzialmente tutto. Certo. Un po' quello che spiego anche ai miei ragazzi, perché io insegnando italiano e storia insegno queste cose, quindi la forma, dico sempre, i ragazzi si scandalizzano, dico la forma è tutto, e in poesia maggiormente la forma è tutto. Cioè noi abbiamo parlato finora dei contenuti, va bene, ok, ma in realtà è la forma che in qualche modo è anche venuto fuori questo, quando parlavamo del punto di vista, eccetera, eccetera. In realtà la forma nella poesia. Quindi in questo caso Giovanni ha centrato un po' quello che è, ma infatti io credo che la mia poesia, che sostanzialmente la poesia parte anche di pugni, sono dei pugni, a volte che sembrano carezze, o a volte sono carezze che diventano pugni, e viceversa, e quindi l'aspetto ironico, l'aspetto più duro, eccetera. Però in realtà sì, la forma e la brevità sostanzialmente della mia poesia testimoniano il fatto che la malattia incide notevolmente. Devo catturare un momento vitale, e lo devo fare, questo momento lo devo catturare scemando parole inutili, parole che non servono, parole, posso usare un termine, sputtanate, no, parole che mi diano, che siano forti, parole che mi si rispecchino con quello che io realmente percepisco e sento, e che possono, e lo vedo e lo sento, spesso non piacciono. Perché parlare di questi temi, perché poi comunque parli comunque della malattia attraverso parole che sono forti, comunque, che sono pregnanti, parole che sono un'impronta, come direbbe qualcuno, sono un'impronta digitale del mio vivere, e possono in qualche modo infastidire a qualcuno, ma sono comunque la mia cifra stilistica, sono il mio sentire. Certo. Quindi la forma è data sicuramente a questa condizione esistenziale. Non riesco, sono rare le mie poesie, diciamo, in cui mi dilungo, non c'è un tono prosastico, nemmeno colloquiale, se vogliamo dirla tutta. Le mie poesie sono abbastanza sintetiche, sono che svoltano di colpo verso il finale, sono un po', mi ricordo un po' i nostri fuochi del soccorso. Noi abbiamo qui una famosa festa a San Severo, che se andate su YouTube, cliccate festa del soccorso, festa patronale famosa in tutti per ora, diciamo, però abbastanza nota. Certo. E sono dei fuochi pazzeschi, pericolosissimi, che hanno un ritmo accrescendo, e a volte spezzano e tagliano con dei botti tremendi. Ecco, a me a volte mi chiamano un po', i miei versi richiamano un po' questo, sembra di questi che sembrano all'inizio un po', tra virgolette, premettere, giocare, scherzare, e poi di colpo esplodono questo colpo micidiale, in cui c'è tanta crudezza, tanta verità, tanta forza, però è tutto quello che io sento. Certo. Allora,
Dunque, io chiedo scusa se non leggerò tutto perché il tempo ormai, come si dice, è tirando. Allora, Carla Cenci che fa diverse domande, poi eventualmente Lucio tu risponderai col tempo, con calma, insomma tutte le altre domande che non abbiamo letto. L'accettazione della sofferenza non può basarsi solo sulla forza di volontà. È la poesia che ti permette di accoglierla? O c'è qualcosa che viene prima e da cui lo stesso desiderio di poesia proviene? Ossia un punto intimo e determinante che riconosci come vera possibilità personale per accettare la sofferenza e vivere con passione la vita? Questa è una domanda molto bella, molto intensa. Però in realtà è una domanda a cui in realtà già ho risposto, credo. Perché sicuramente la forza di volontà non può basare solamente sulla forza di volontà, certamente no, ma la forza di volontà, però c'è un mio addomesticarmi in questo senso, cioè nel senso che io ho letto un po' di saggi, mi sono in qualche modo delle reminiscenze letterarie, mi sono formato anche pensando che i miei studi, pensando che dobbiamo in qualche modo, come già ho detto, non farci completamente travolgere dagli eventi. In qualche modo dobbiamo cercare anche di riuscire a dominare gli eventi. È chiaro che nel momento in cui ti avviene o ti sovviene una notizia drammatica, traballi. E quindi, come dicevamo anche precedentemente in qualche nostro confronto, la paura c'è. Io vivo di paura. Non posso nascondere, perché altrimenti passerei per essere un arrogante presuntuoso di fronte al male, alla malattia, eccetera. Non è così assolutamente. Io tremo ogni giorno, questo è chiaro. Io vivo di paura, ma cerco in qualche modo sempre di uscirne, di dominarla, di guardarla dall'esterno e dirmi, vediamo un po', posso in qualche modo, che soluzione c'è? Ecco, trovare la soluzione, trovare qualcosa che poi in qualche modo, comunque in qualche modo si può gestire. Certo, infatti finché è gestibile, cioè voglio dire, dal trapianto ci sarà la dialisi sarà una condizione, posso gestirmela? Sarà un'altra condizione esistenziale, nuova, diversa, dovrò certo gestire anche quella, probabilmente, e chiaramente ci saranno le situazioni che diventeranno ingestibili e purtroppo quando a quelle, poverino anche il mio grande Gozzano con cui fece la tesi, che morì a 30 anni di tubercolosi, e anche lui morì col sorriso sulle labbra. E certo, io, per me anche quello è un grande mio mito personale. Sì, cioè, sì, infatti, io sarebbe veramente un sogno, cioè voglio dire, quelli sono dei modelli a cui magari certo potrei aspiro, diciamo così, va. Sarebbe, infatti, sarebbe quello. A differenza proprio di Corazzini, che è morto tra l'altro molto più giovane, che invece ha tematizzato molto la malattia, no? E la chiamava continuamente questa volontà di morte e questa forma di, come dire, autoripiegamento e di volontà di estinzione, perché la malattia non offre per Corazzini possibilità, cosa che invece mi pare che in Gozzano dalla via del rifugio fino ai colloqui, insomma, in realtà attraversa continuamente la relazione, sì, e sì, la malattia raramente viene tematizzata. Tra l'altro con atteggiamento anche dal punto di vista formale e poetico molto più colloquiale rispetto al mio, però certo, chiaramente le personalità sono diverse, i tempi certo sono diversi. Sì, sì, sì. E certo, per tornare alla domanda di non mi ricordo chi era, di Carla Cenci. Di Carla, sull'aspetto era della poi chiaramente, sì, volevo aggiungere questo, chiaramente c'è sicuramente ancore di salvezza la poesia, sicuramente, che è una malattia, però che, come dicevo prima, la considero comunque una sorta di malattia benefica, una malattia nella malattia, una malattia che ti allunga la vita in qualche modo, ti lascia respirare, ecco, potremmo dire così, perché in quanto malattia, in quanto non ne puoi fare a meno
di scrivere, non si può fare a meno di scrivere, e quindi con la malattia io combatto in un certo senso un'altra malattia. Certo. E poi ci sono gli affetti, su cui bisogna sempre contare. Un quadro di relazioni, mi sentite? Sì, io ti sento. Mi si è tolto il computer, il monitor, non so che è successo. No, ti sentiamo e ti vediamo noi. Mi vedi? Vabbè, io non mi vedo più, mi si è tolto qualcosa al computer. Vabbè. No, vabbè, ti sentiamo e ti vediamo benissimo. Comunque, stavo dicendo che in qualche modo anche gli affetti sono importanti, quindi costruirsi un quadro di relazioni importanti. Di operosità. Io sono un soggetto molto ma molto attivo, faccio di tutto di più, come dicevo già anche all'inizio, non so se l'avete detto, mi sa forse no, ma sono anche, produco olio, vi dicevo l'altra volta, sono anche produttore di olio, cioè non mi arrendo, perché ovviamente in questo territorio noi abbiamo abbondanza di prodotti del territorio, del territorio, quindi diretto anche in questa nuova avventura. E sappiamo che star bene con gli altri fa star bene anche se stessi. Questo è qua. Va bene. Allora io concluderei con un'osservazione di Anna Maria Curci, perché sì. è un discorso sul metodo di vivere. Che volge a presentare la forza sovversiva e precisa della parola poetica. La precisione non deve essere necessariamente legata alla metrica, la precisione è quella delle frasi vere di cui scriveva la mia amata Ingeborg Bachmann. Ecco, ha perfettamente ragione, perché credo che poi alla fine il poeta debba perseguire una combinazione sonora, fonetica, semantica, fonosemantica, che stia, che a un certo punto, come dire, costruisca una sorta di equilibrio, no? In cui tutto deve, come diceva Ungaretti, deve rientrare, no? Deve essere plastico, e deve dare l'impressione che la poesia sia svolta, ecco, non ci devono essere impressioni di zoppicature, o se ci sono devono essere sempre volute e deliberatamente scelte per degli effetti precisi. C'è una parola che io amo molto, per me deve esserci un'autenticità. Certo. Autenticità è qualcosa di diverso rispetto anche alla verità, o qualcosa che include anche la verità nell'autenticità. Certo. Perché c'è anche, vuol dire che c'è anche sentimento, c'è tutto te stesso nell'autenticità. Certo, sì, esatto. Perché poi la verità è sempre qualche cosa che riguarda, no, un contenuto, no? Un contenuto, esatto. Un contenuto che deve aderire al soggetto, quindi l'oggetto con il soggetto. In questa prospettiva di essere, quindi, autenticità. Esattamente. Va bene, allora io direi. Io non vi vedo più, il mio monitor non so che è successo. No, però vi sento. No, ti vediamo, non ti preoccupare. Perfetto, vai. Io, anche se non vi vedo, vi saluto comunque dopo con piacere. Andiamo avanti, vai. Benissimo, allora io direi, Federico, che possiamo concludere qui. Se tu hai un'osservazione, una chiosa finale da fare. A me, diciamo che apprezzo molto la reazione, cioè quindi, e che poi alla fine, tornando sempre sul discorso naturalmente esistenziale, perché poi io penso che i versi di Lucio li abbiamo letti, cioè ce li ha letti lui, e abbiamo un po' visto, come dire, il suo ventaglio espressivo. Mi dà l'impressione, lui potrebbe essere un antilirico, in realtà non lo è, anche abbiamo parlato di medica, però in realtà non lo è molto diverso da quello che noi potremmo vedere come un antilirico, eppure
abbiamo visto che parla di tante cose e non proprio, diciamo, tipiche di un certo tipo di tradizione. Detto questo, io vorrei ritornare sul discorso un po' quello della, appunto, della reazione, perché poi alla fine penso che anche la malattia, però in ogni caso connota la nostra vita, qualsiasi tipo di malattia, anche quelle proprio le più difficili. Naturalmente c'è sempre, facendo delle eccezioni, chiaramente dei casi più drammatici, molto più drammatici, che non ti consentono appunto di esprimerti, di fare cose, le cose, anche le cose più elementari, quali appunto praticamente pensare o muoverti, fare qualcosa, insomma, qualcosa che, ecco, riesca a incidere sulla tua vita in modo positivo. E se poi io penso alla vita di una persona, noi diciamo gli eroi, che forse è un termine che non ci piace tantissimo, però alla fine gli eroi sono appunto quelli che combattono contro determinate condizioni e ne escono anche perdenti. Però c'è sempre questo onore della lotta, che secondo me, che io credo che la nostra società abbia un po' perso questa l'onore della lotta. Oggi c'è solo il vincitore, però è un vincitore che è fondamentalmente una moda, non è un vincitore reale, perché non esiste il vincitore assoluto. Il vincitore assoluto, prima o poi tutti saliamo e scendiamo dal carro, cioè non senza possibilità. E allora mi sembrava importante sottolineare questo aspetto della poesia di Lucio Toma, che è appunto questa reazione e questo modo di esprimersi nonostante le avversità, che poi è quello che ci consente di fare tutto, compresa questa trasmissione, cioè, che nasce da una difficoltà, quindi e che si chiude per me nella difficoltà di uno schermo che è scomparso. Cioè, vabbè, è il buio, ma poi ti rivedrai, cioè, non ti preoccupare. Bah, vabbè. No, lo voglio, io lo dico, no, questa è una cosa che mi permetto di dirla, soprattutto per esempio ad Armando, con il quale abbiamo aperto poi Enauti e abbiamo inaugurato un po' parte di quella che è questa storia, che appunto nasce da un momento di enorme di difficoltà. E da un momento di enorme difficoltà si è fatto si è creato un luogo di aggregazione culturale. Questo secondo me è un grandissimo messaggio che si può lanciare attraverso la poesia, e quindi io ringrazio Lucio per queste riflessioni che ci ha fatto fare stasera, perché lanciare un messaggio positivo a partire dalla propria biografia e poi esprimerle con l'arte, secondo me è importante. Altrimenti diventa sempre un tagliarsi le vene e non va bene. Io ringrazio voi in realtà, perché è stata una serata interessante. Allora, concludiamo, Lucio, con un'altra lettura, ti va? Sì, volete scegliere voi, non lo so. No, scegli tu. A me piaceva quella, è la più lunga, mi sembra, quella, adesso non ricordo il titolo, quella però su tua madre, mi piaceva molto. Che tra l'altro è una particolarità del libro, che i titoli sono quasi praticamente tutti posti alla fine, tra parentesi. Mentre invece questa poesia mi ha colpito, anche perché poi ce ne sembra forse solo un'altra dove il titolo è in alto, però questa, il primo verso di questa poesia, non solo il titolo ma anche il primo verso è tutto incluso praticamente, perché è in neretto e poi c'è una virgola che stacca, almeno così l'ho percepita io. Poi se sto dicendo una stupidaggine, No, te la ricordi benissimo. Okay, benissimo, hai perfettamente ragione. Tra l'altro hai centrato una poesia che ha un tono, e forse l'unica ha questo tono così, ma in realtà è l'unica perché ha questo tono colloquiale, perché è un colloquio in realtà fatta di ricordi anche, e che si ricollega un po', molto intima, con mia madre, nel ricordo di mia madre, che tra l'altro anche lei vittima di un trapianto di fegato. Anche da questo punto di vista, una bella fortuna sia per lei che per me, e quindi c'è un rispecchiarsi in questa doppia dimensione, diciamo, di madre e figlio alle prese con questo destino un po', diciamo, incrocio avverso, e che tra l'altro è questo richiama appunto la situazione finale in cui mia madre appunto sta vivendo gli ultimi giorni della sua vita,
che poi ovviamente non ce l'ha fatta, è deceduta. Ultima notte con mia madre che mi dorme accanto, un cuscino di ricordi vecchi tempi dell'infanzia, anni di piombo ignari dei miei soldatini di plastica e spari a salvo, quando sempre spuntava dalle sue mani una coperta che non può più rimboccarmi perché è troppo corta per le sue braccia e queste gambe. Ma non importa, anche se fa freddo e c'è un dannato vento stasera che sembra voglia strapparti l'anima da dosso e la speranza dal pianto lento di una frevo. Non importa, perché tu sei qui con me, nella fede cieca e folle che solo chi lotta fino alla fine conosce. Dunque riposa, madre, come l'imperatrice di tutte le storie mai scritte, addolorate, che non sanno e non dicono delle vite fatte con il sudore delle mani, screpolate, macchiate, piccole e indaffarate, altro che politica. E sempre con le, e sempre così le hai elargite in faccia al mondo, con la favella pronta come un piatto per l'ospite inaspettato. Sempre, senza mezzi termini, complicate misure, sfumature e grigi di sorta, a colori netti e ravi. E se adesso, come i denti, stringi i pugni, nascosto, io scrivo in memoria della tua voce, che piano s'allontana fino a tacere, e non voglio, respiro che brucia nelle mie parole, mi sorprende il silenzio. Grazie Lucio. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie. Prima di salutarci, Federico, ricordiamo il prossimo appuntamento domenica 28, l'ultima domenica di questo mese, con insomma una poetessa che nessuno conosce, che è Beatrice Orsini, la nostra carissima Beatrice Orsini, quindi torniamo un po', come dire, all'ovile con Contro Luna Editore, che ci presenterà il libro Anche l'acqua a sete, curato anche da me. Ecco. Che è l'avventura che ti ha lanciato fondamentalmente. È il primo libro che abbiamo curato, sì. Che ho curato io e Contro Luna, certo, sì. Abbiamo curato nel senso, in questo senso. Sì, scherzavo. Ecco. Va bene. Allora, noi ringraziamo tutti presenti, tutti quelli che sono venuti a trovarci, anche se non sono rimasti fino alla fine, magari per seguiamo, io già so che poi andiamo Anna a prendere in chat uno per uno. Anna Wright lo so che se n'è andata. D'accordo. Allora ringraziamo Lucio. Grazie a voi. Una trasmissione, una puntata molto bella, intensa anche grazie. Questa. Ci aggiorniamo con Beatrice Orsini, Anche l'acqua a sete, domenica 28. Va bene? Grazie, buona serata. Ciao. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao. Ciao.